Vabbè, ma tu hai detto in questo podcast che non conosci Streller, quindi puoi dire benissimo. Allora, non mi rompete i coglioni, nessuno di noi tre conosceva Streller. Io sì, invece. Non è vero, siete delle merde, ve l'ho chiesto prima. Mai, ve l'ho chiesto prima, ci sono dei testimoni. No, un eroe della resistenza. Che stronzi. Serum in quater culpa dula. Cioè, adesso so chi è. Ha scritto dei pezzi per la Vanoni. Ha scritto Mami. La cosa allucinante è che lui non era milanese. Siete due merde. Non era milanese, ha scritto una delle canzoni storiche del folklore milanese. Fede, sì, non è un gran problema. L'Ambrogino d'oro, Fede. Lo conosco solo. Ecco, toglietegli l'Ambrogino. Non sai che spreco. Muschio selvaggio. Podcast più fico. Federico. Martin. Tavolo triangolare. Muschio, microfono, videocamere, luci. Ospiti diversi, tanti nuovi amici. 20 minuti, un'ora di argomenti. Design, imprevedibilità, shopping, adeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni 20. Muschio selvaggio. Idromassaggio. Ragazzi, ultimo episodio di questa stagione. Numero 3? No. No, 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 abbiamo fatto un sacco di stagioni, perché abbiamo avuto un sacco di festività. I pause Natali, invernali, pause estive. Pausa cancro, abbiamo avuto un sacco di pause. Cazzo. Adesso questa è pausa estiva. Pausa estiva. Ultima puntata prima della pausa estiva. Ospite con noi, incredibilmente, da... ah, non posso dirlo. Vabbè, da Milano. Bovisa. Yo! Bella Muschio. Come la va? Va bene, Federico. Come la va? Vi conoscete? Conosciamo. Voi vi conoscete? Sì, vi siete conosciuti. Sì, ci siamo conosciuti in poche a San Siro. Abbiamo fatto quando spacciava. No, io e te sì, ma pensavo io e Ax. Sì, ti ricordi, me l'hai fatto conoscere tu? Sì, cioè, prima di che tu lo conoscessi, me l'hai fatto conoscere facendomi vedere i suoi video. I video di YouTube. Poi io, quando ho scoperto che lui ha fatto l'high school o il college, non mi ricordo. L'high school l'ho asciugato perché il mio sogno era fare l'high school in America. Quindi di... No, sì, l'hanno all'estero in America, è una citazione costante. È vero che qua, tu sei molto filo americano in questo periodo, si dice. No, suona male così. Sì, no, così suona, è una merda, male. Suona male. Ti piace molto il Middle America? Anche a Gigi piace un sacco il Middle America. Il Middle America. Ah, Middle America. No, mi piace. Mi piaceva l'idea del sogno americano. Poi, sai, mia moglie è americana. Sì, sì, sì. Quindi metà della mia famiglia è americana. Andando là, ho scoperto il sogno americano è appunto un sogno, non esiste. Mm-hmm. Paradossalmente, l'abbiamo realizzato qui. Cioè, conosco, cioè io, te, così abbiamo realizzato il sogno americano in Italia. È molto più facile che realizzarlo in America. It's called the American dream because you have to be asleep to believe it. Mettete il sottotitolo qua. Molto... Vuol dire sogno americano perché devi essere addormentato per crederci. Ah, giusto, giusto. Tra l'altro, piccola curiosità, la moglie di Ale viene da Jacksonville e la targa di Jacksonville è J-Ax. Sì, è incredibile. No, hai selezionato apposta. Infatti è fantastico quando questo sono arrivato. Fatto dire che era quella giusta. No? Ma l'ho scoperto dopo un po', perché anche lei ci aveva pensato. Quando sono andato là la prima volta, cioè, sai che Los Angeles Airport è LAX. Jacksonville Airport è JIX. Quindi c'era Jax Airport. Perfetto. Poi vai lì, c'è Jax Tattoo, Jax Restaurant. Cioè che hanno messo una corona in testa. Okay, detto ben trovato. Ti racconto una piccola curiosità. Te la ricordi la barca? Ah, sì, la sì. La Jax. Sì. Avevamo una barca quando abbiamo, in affitto. Appena abbiamo litigato, affitto la barca in Ibiza e c'era scritto gigante J-Ax. Tutti i cuscini che ho scritto J-Ax. C'ero io così che la guardavo e dicevo. Però Jax no. O J-Ax? Proprio J-Ax. Ma preciso, col trattino. Boh, aveva il trattino? Non mi ricordo, però faceva ridere perché qualsiasi comunque, foto di Federico era mio fan. Non lo so, boh. Perché anche il trattino è registered trademark. Sì, diciamo che J-A-X è Jax. Se ci metti un trattino, un puntino. Fattuale. Fattuale, fattuale. Pseudonimo di Alessandro Aleotti. Bellissimo, Ale. Funziona benissimo, però non ti hanno mai... Cioè, hai cambiato... Quando è nato il nome J-Ax?
Beh, in realtà perché è il primo gruppo che poi con cui non ho mai fatto niente, di amici eravamo tre Alessandri, quindi uno era Alex, uno Axel Alessandro. E io me Ax, anche perché poi negli anni 80 quando ero giovane io era figo chiamarsi Max, no? Io proprio sognavo di chiamarmi Massimo e Max. Ma perché? Perché erano tutti fighi, no? Esatto, Max Power. È un nome che incute rispetto, Max, no? Ma quindi ho detto Ax. Poi anni dopo ho aggiunto la J di Joker. Prima che fosse cool, Joker era il mio cattivo preferito, il mio personaggio dei fumetti in assoluto preferito. Ce l'hai tatuato da qualche parte? No. No, pur odiando Batman, che non mi piace, però mi piace molto Joker. Bello. Beh, abbiamo davanti a noi abbiamo il rappresentante, cioè quello che ha reso popolare il dream, il rap dream, il rapper, avete capito, no? Cos'è il rap dream? Cioè ha reso popolare, ha reso pop il rap, sostanzialmente. Ok. E quindi c'ha un sacco di aneddoti da raccontare. Io lo so che questo ragazzo questo signore, questo ragaz, c'ha un sacco di cose da raccontarci. Sicuro hai tantissimi aneddoti su Bologna. Ma su Bologna? Ma perché? L'hip hop? Sì. No, vabbè, a parte che la scuola bolognese ai tempi non l'avrei mai ammesso, ma diciamo il brodo primordiale del rap italiano erano avanti di almeno 5 anni a livello di metrica. Che Neff era bolognese? Sì. Cioè, no, Neff, vabbè, di origini napoletane, però tutta era, faceva parte viveva della a Bologna bolognese. E faceva parte della scena bolognese, anche un po' l'accento bolognese. Con cui hai avuto un beef storico. Vabbè, ma era il beef, era Milano contro Bologna. Perfetto, cioè, ancora in atto. Poi a un certo punto quello è stato dopo il beef sangue misto contro articolo 31 contro sottotono, perché lì lo creava, lo sai, cioè è successo, sì, pure sì, a noi, era, no? Il, cioè, il pop, cioè sei commerciale, sì, ma è marketing anche fare, cioè tu quando sei, e l'abbiamo visto quando abbiamo fatto J-Ax e Fedez, no? A un certo punto ti prendi tutto e diventa marketing accontentare quella fetta di pubblico che tu non hai accontentato, cui tu stai, sì, sul cazzo, capito? Però dai, no, noi, you know, cioè diventa marketing per gli altri. Sì, per gli altri. Per gli altri. Per gli altri, quindi dire io succube, sono l'opposto di quella roba lì è una buona mossa, certo, a livello di marketing, no? Dire, sì, che sì, non vendi, vende. Cioè questa è la sottolineo così. Se in più nel gruppo c'è un cretino come me che abbocca tutte le frecciatine che gli mandano gli altri. E mi ricordo vabbè, ma bene, adesso che comunque siamo tranquilli così posso dire che quando avevo la tua età abboccavo pure io. Sì, io ho abboccato fino al punto che questa roba mi ha salvato la carriera, perché a me in realtà quello che mi ha dato la possibilità di essere ancora qui rilevante oggi è stato essermi staccato dal rap, e io avevo un ego così enorme che a un certo punto quando tutta la scena mi dava contro io ho detto adesso vediamo dove andate senza di me, io cambio proprio genere. Ma non l'ho fatto, adesso ai tempi dicevo per sperimentare, sai cosa, no, io così per ripicca, cioè per ripicca. Bello. Ho detto mi piace anche il punk, provo a fare il così punk così è rock. Nato Domani Smetto. E la figata, posso dirla adesso, che lì ci fu un buio poi dopo che noi abbiamo cambiato genere, cioè è tutto imploso. È vero. E i primi a fare successo sono stati quelli della generazione dei Dogo, così. Dogo, sì. Non quelli che mi rompevano i coglioni a me, quelli sono proprio falliti. È vero. E quindi, cioè, io ci ho avuto questa possibilità di dover per forza impegnarmi a studiare, a fare altre cose, perché avevo avuto il rifiuto da parte di quello che io consideravo parte proprio del mio essere artista, che, cioè, perché noi all'inizio, prima che di vendere i dischi, eravamo tutti amici, cioè a parte questi beef che erano poi costruttivi fra Milano e Bologna, poi ti trovavi alle jam e capivi che erano, cioè, che tu eri un loro fan e loro a volte fan tuoi, facevi le cose, c'è insieme, ma la roba seria è venuta dopo, quando come al solito arrivano i soldi. No? È un po' come il mondo dei podcast adesso, no? Che adesso si fa podcast, si fanno le collab, siamo tutti amici. No. Vabbè, in questo momento la stai facendo perché anche è vero, un podcast. È vero. Però quando poi arriveranno i soldi, o come gli youtuber all'inizio, cioè tutti amici, bella lì, e poi si accoltellano, sì, no? Sì, come, ecco, i trapper, così succede nel successo con il rap italiano. Una volta che sono arrivati i soldi, quelli che magari c'erano anche da prima di noi, perché noi siamo la seconda scuola, prima di noi ci fu anche un gruppo di, diciamo, una scena negli anni 80, quindi da cui noi eravamo i piccolini, no? Chi erano i Salti Frontali? Allora, quella era una parte nata dai centri sociali. Se diciamo che io mi sento più figlio, gli articoli di gruppi come il Comitato. Il Comitato era un gruppo di che Milano. Angoscia, ho paura. Fino a qua non ci arrivo. Il Comitato pensavo che era quello di Magalli.
quello che ti dice il comitato erano forse, se ti dico i componenti, Zippo e DJ Enzo. Avevano fatto il disco del comitato. No, allora li conosco prima che Enzo mi lancia un coltello. Vabbè, nella ma tu hai detto in questo podcast che non conosci Streller, quindi puoi dire benissimo. Allora, non mi rompete i coglioni. Nessuno di noi tre conosceva Streller. Io sì, invece. Non è vero, siete delle merde, ve l'ho chiesto prima. Ve l'ho chiesto prima, ci sono dei testimoni. Ma un eroe della resistenza. Che stronzi. E comunque, grazie alla mia ignoranza, ho fatto divulgazione, perché Streller oggi è la parola più ricercata su Google. La seconda è ignorante. No, vabbè. Ma posso, cioè, ma scusa, ma perché da quando in qua Streller essere acculturati era nelle nostre vite? È una forma di bullismo. Sono ignorante, la terza media, sono nato a Rozzano. Non serum in quater culpa nulla, cioè, adesso so chi è. Ha scritto dei pezzi per la Vanoni. Ha scritto Mami. La cosa allucinante è che lui non era milanese. Siete due merde. Non era siete milanese, ha scritto una delle canzoni storiche del folklore milanese. Fede, sì, non è un gran problema. L'Ambrogino d'oro, Fede. Lo conosco allora, solo. Ecco, toglietegli l'Ambrogino, non sa no, che strada. No, non te lo danno, non è un esame, capito, di scuola. Te lo danno perché hai fatto qualcosa di buono nel sociale, non perché conosci. Però se sapessero che non conoscevi Strella. Allora non te l'avrebbero. Un po' qualcuno in commissione si sarebbe incazzato. Vabbè, comunque, ritornando al rap italiano, un podcast con due merde. La Madunina è un po' più triste. E tutto questo discorso, questa parentesi era perché Ferian si ricordava del comitato. Ecco, quindi noi, c'era una cifra di gente che aveva lottato negli anni Ottanta per portare questa roba mainstream e non ce l'aveva fatta, che poi si è presa troppo male quando la generazione dopo invece ce l'ha fatta. Noi siamo stati fra i primi a ottenere un riscontro, e non proprio i primissimi, perché il primo a fare dei numeri è stato Space One era in inglese, con un pezzo in inglese che aveva venduto tanto. Però il primo con un pezzo in italiano, al di fuori, se vogliamo togliere Jovanotti da questo gente insieme guasta. No, quello è stato dopo di noi, è stato Frank Energy con Faida. Sì, è stato due anni prima o un anno prima del nostro. I primi sono spesso quelli che raccolgono meno frutti, no? Beh, il cazzo, loro ne avevano raccolti un sacco. Noi abbiamo raccolto. Però confronto a che ne so, chi arriva ora che ha già, diciamo. Però ascolta, c'è un pro e un contro. Cioè, noi eravamo in pochissimi. Cioè, adesso sono in tanti, quindi per emergere sono in tantissimi. Per emergere ora è molto difficile da quel punto di vista. Noi avevamo un altro problema, che era proporre il rap in un paese reazionario, dove solo portare il cappellino, come lo stai mettendo tu, ai miei tempi la gente per strada ti diceva: perché metti il cappellino? Cioè, ti rompevano dietro le palle per un cappellino da baseball. Okay. Cioè, quindi a noi questo ci dava un nervoso. Ma che cioè, persone? Le persone normali? Normali in giro. Cioè, Cioè, adesso non pensa ai pantaloni larghi, cioè, eri visto come un po' un giocoliere, immagino. Sì, c'era questa. Massimo Oldani, che è un. Ma certo, ma ragazzi, ma non conoscete Massimo Oldani? Vabbè, è un amico di Streller. Dai ragazzi, Massimo Oldani, ma certo, e te lo sto dicendo chi è, ma lo so comunque, un grande esperto di black music, disc jockey radiofonico eccetera. Mica, ho usato la parola disc jockey, mi sono dichiarato come boomer proprio, vabbè. E praticamente lui ha detto una cosa giusta, che ai tempi il mainstream del rap voleva solo il folklore, e in un certo senso noi gliel'abbiamo dato, no? Chiaro. Voleva la cosa un po' macchiettistica, la locura, no? Hai visto Boris quando dicono la locura? Ecco, noi Articolo siamo stati per un po' la locura, però devo dire che poi grazie a noi si è aperto il mercato, quindi anche le case discografiche hanno cominciato a investire molto timidamente su altri gruppi, piano piano si è creata la prima ondata mainstream del rap italiano. Poi se vogliamo andare avanti con questo discorso, che secondo me dopo un po' asciuga, no, poi vai, vi posso anche spiegare come è tutto imploso quella roba lì. Spiegaci come imploso. Non è solo una questione di noi che litigavamo fra di noi, oppure tipo Albertino che prova a fare un grande evento e tutti scazzano questo evento. È quello che c'è il video famoso di Schizzo? No, che dice se salgono loro, non lo so se è quello, ma c'è praticamente Albertino aveva fatto questo grande raduno due volte, no? Il primo anno è andato tutto bene ed era sponsorizzato dalle caramelle Mentos. A un certo punto, al secondo anno, dopo un anno che tutti pompavano lotte fra un gruppo e l'altro, scena contro scena, quando Albertino saliva a presentare lo tempestavano di Mentos, capito? Quindi a un certo punto Albertino ha detto: ma sapete cosa, a me chi me lo fa fare? E per anche lui si
allontanato da sta cosa. E ai tempi non c'era internet, a divulgare i tuoi dischi c'era solo Albertino, perché a tutte le altre radio non gli fregava niente. Certo. Quindi cioè, è stato un grosso suicidio, perché non c'era ancora l'essere professionisti, essere pronti per questa roba. In più, il mercato italiano, cioè fino all'avvento di internet, praticamente un po' 2 o 3 anni prima che sei arrivato tu, no? Sì. Fino a quel punto lì c'era un cartello di addetti ai lavori che decideva cosa arrivava all'orecchio alla gente. Sì. Ti individuerei tipo 50 persone fra testate giornalistiche, radiofoniche e INR, che poi cioè erano pochissimi, ce n'era uno a casa discografica. Sì. Sì, uno a casa discografica. E praticamente loro decidevano che cosa andava, che cosa... tu potevi avere il disco migliore del mondo. Ah no, ma mica c'erano solo loro. E poi c'era tutta la mafietta delle indipendenti, che erano invece specializzate fra amici degli amici, che facevano i dischi, però scrivevano anche sulla rivista specializzata, quindi se tu eri fuori dal loro giro ti massacravano il disco, però quello del loro amico, anche e se faceva cagare, poi è rimasta. Anche se faceva cagare era bellissimo, 5 stelle, no? E praticamente a un certo punto si decide che il rap ha rotto i coglioni e che adesso vanno quello che io chiamo proto indie, no? Blue Vertigo, La Cruz, cioè praticamente Subsonica. Nessuna radio passa più i dischi rap che escono, sì. Sì, pure MTV svolta e dice questo, perché noi si era abituati in Italia a pensare così, a tendenze, no? Chiaro. Ogni anno ci voleva la novità, sì, sì, e che si fottano gli altri, era difficilissimo costruire delle carriere lunghe. Poi c'è stata un po' una democraticizzazione grazie a internet. Grazie a internet, perché io mi ricordo che ha iniziato a scricchiolare questo, almeno dimmi se il mio sentore è che il pavimento ha iniziato a cedere quando RTL ha perso peso, perché pushavano quelli un po' emo, i tipo i Dari, questi qua, e tu vedevi guarda, che in realtà non era RTL, era MTV. TRL, scusami. TRL. Era sì, TRL, era madonna MTV. Mia, che cazzo ho detto. TRL ha iniziato a scricchiolare perché tu vedevi che pushavano della gente che però in realtà non funzionava. Guarda, io lavoravo molto con MTV a quei tempi e mi ricordo proprio una volta che eravamo a Bari e prima di me avevano messo i Dari e sono dovuto salire io sul palco a dire: oh ragazzi, non ci si comporta così, se voi vi considerate miei fans mettetela di tirare bottiglie e robe così, perché a parte che non mi è mai piaciuta sta roba tutta italiana del contestare il gruppo, certo, prima di quello senza. Che piace a te, però sì, è vero, c'era questa spaccatura e poi c'era anche questa bolla dove questi addetti ai lavori a volte vivono e non vedevano che in realtà ad esempio a me, io questa spaccatura la vedo bene con l'avvento dei Club Dogo, no? Sì, che avevano riempito il Rolling Stone e si accorgevano di Fibra ma non si erano accorti ancora di tutto il resto, no? Sì, e quindi a un certo punto però se ne sono accorti, specialmente MTV fra i primi, ed è diventato tutto sì, e poi è diventato l'opposto perché ha iniziato a produrre chiunque e un sacco di gente non ce l'ha fatta, cioè a un certo punto hanno dato contratti a chi a... vabbè, ma come oggi sì, oggi, beh, cioè, oggi usano la modalità secchiata, cioè ti metti in un secchio, ti lancio e quello che arriva più lontano me lo tengo. Tanto cosa devono fare? Pubblicarti il disco in digital, sì. E nel caso fai gli stream allora ti cago se non ti rispondo più al telefono. Un artista di traino lo trovano che tira sull'investimento su tanti sì. Che poi investimenti ridicoli, quando ti firmano che non hai numeri sono investimenti ridicoli. È una roulette. Paradossalmente poi se hai i numeri ti fanno dei contratti da cui non rientreranno mai e tu sarai costretto a dargli le magliette del merchandising perché fai il contratto 360 per 20, per 360 sono contratti che io e Fede non facciamo, no. Cioè sono contratti che prevedono che la casa discografica abbia delle entrate anche da altre cose, tipo i tour o i merchandising, così. A volte per gli artisti nuovi ti dico: ti do 1 milione di euro, 2 milioni di euro. Però poi ti prendo anche i peli del ma culo. Ma quello poi è scritto in piccolo: l'artista vuole solo fare la story dove dice: oh, ho firmato il contratto 2 milioni di euro. Della mia vita. E poi il merchandising, ad esempio, che nel caso di un tour è una grande entrata, con dei buy non ce l'hai più. O poi se devi fare una sincronizzazione, una pubblicità, devi non sempre passare da loro e non sai quanto loro prendono. Certo. Cioè, quindi. Cioè, è insomma, interessante il mondo della discografia. Quanto siete stati molto fregati? Stratificato, cioè. Noi? Io Fede niente. Io pochissimo. Io sono sempre stato il più sgamato. Io su ste robe mi hanno inculato veramente. Hai letto i contratti? Ho imparato a trovare dei professionisti. No, io e lui ci siamo conosciuti. Avevamo lo stesso manager, ok? Il suo manager storico, Franco Godi, era il mio manager. Bel cognome. Sì, è vero, Godi, è un bel cognome.
che è era un piccolo genietto, soprattutto nel mondo editoriale, perché lui ha scritto o aveva? No, ha fatto dei jingle storici italiani. Tipo, turum, turum, ha fatto turum. Oltre a tutta quell'epoca lì, ha fatto tutti i jingle italiani storici anni 70, 80 e 90. Streller. Vaffanculo. E a un certo punto, siccome noi, Articolo 31, avevamo girato tutte le case discografiche, vuoi che racconto l'asciugata della genesi dell'articolo? Ah sì, raccontala! Ah, praticamente succede questo. Io ero un tamarro che rappava nelle discoteche, ero fuori dalla scena rap milanese, no? E non sapevo esistesse una scena rap italiana. Quello che però mi piaceva il rap, e mi ero imparato la fonetica, perché non sapevo neanche l'inglese, di sto pezzo che si chiamava Holiday Rap. Non l'avevo mai sentito. Era un gruppo di svedesi che aveva cantato un pezzo rap su Holiday di Madonna. Parlo di fine anni 80. Bello. Un classicone proprio. Era una roba repata tipo una holiday, holy my life, cioè una roba così, no? E io mi ero imparato la fonetica, perché non sapevo l'inglese, e andavo in discoteca col mio gruppo di PR così, e la domenica facevo questa roba qua, no? Cioè solo holiday facevi. Facevo la strofa di holiday e poi scrivevo delle mie cosine in italiano marcissime. Ok, ok. Questa è una discoteca frequentata da Amnesi, una discoteca di domenica pomeriggio, ma era una delle migliori di Milano, no? Praticamente Vladi, il fratello di DJ Jed, ai tempi aveva 15 anni ed era un bambino prodigio degli scratch. Joey Tivannelli aveva la direzione di questa domenica pomeriggio. Lui non sa niente. Cosa di ci sta dicendo? Cosa? Vabbè. Vabbè, aveva la direzione di questa domenica pomeriggio, tento di farla più veloce possibile. Quindi arriva lì a fare lo spettacolo di scratch, si porta DJ Jed che dice: ma chi è quel tamarro con i capelli biondi? Okay, e che eri tu. A un certo punto arrivano Chief e il suo socio di allora e rappano in italiano con i vestiti giusti e tutto, okay, quanto, okay. E io rimango folgorato, no? Dico: mamma mia, che figata, ci esistono anche qua. Però la gente della discoteca rimane ferma immobile. Minchia, arrivi tu con Holiday. Arrivo io con Holiday e viene giù il locale. Cioè, viene giù il locale. Quindi Vladi, che era il più piccolo e a cui fregava di meno dei discorsi integralisti del rap, mi fa: tu devi venire con noi, devi iniziare. Mi spiegava cos'era l'hip hop, e piano piano anche Jed ha visto, più che altro per il mio impegno, perché pigliavo il treno, andavo a casa loro, mi sbattevo, scrivevo, studiavo. A un certo punto poi io sono diventato il più integralista degli integralisti, come tutti i novizi. Quando ho scoperto che esisteva sta coda, ho smesso di andare in discoteca, di ascoltare altra roba e mi ero messo. E allora abbiamo fatto il demo, io e Jed abbiamo fatto il demo. Cioè, però il rapper numero uno di Jed era Chief, che Chief, per chi non lo sa, Chief e Soci, poi diventò il manager di Rocco Hunt, sì. Cioè lavora ancora nell'ambiente ma come manager. Beh, praticamente il rapper numero uno era Chief e io il numero due. Quindi se ci fosse stata l'opportunità di un disco, c'era prima Chief e poi io, no? Chiaro. Si parlava che Joey Tivannelli voleva fare un disco a Jed, e quindi Jed mi aveva detto: guarda, il primo è Chief e poi, poi al limite ti faccio fare una strofa. Chiaro. Succede però che Chief lo bocciano e i genitori lo spediscono a Napoli a finire la scuola. Quanti anni aveva? E noi andavamo ancora a scuola tutti, avevamo 17-18 anni. Che sliding doors! Ecco, questo già è... No, aspetta! Non capivo che fosse liceale. Uno degli spot più marci della storia della musica e della pubblicità italiana è quello della Uno Rap. Uno Rap. Il primo lo fece Franco Godi da solo. Faceva uno rap, una roba così, no? Dovevano fare lo spot della Uno Rap Plus. Allora chiama Franco Godi, produttore di jingle, chiama Joey Tivannelli. Gli dice: servono dei rapper. No, ma mi potresti mandare un rapper vero a fare sta roba? Magari ci provo, posso farlo fare lo speaker. Joey Tivannelli chiama Jed, perché io non avevo rapporto con Joey Tivannelli ai tempi. Joey Tivannelli chiama Chief. Chief dice: sono a Napoli, manda me in Best Sound alle 9 di sera col mio maglioncino. Sai che è la stessa storia quasi di Roberto Bolle che va al Buckingham Palace e il primo ballerino si rompe la gamba. Infatti io sono sempre ritenuto il Roberto Bolle del rap. praticamente... Aspetta, guarda. Sì. Però era la Uno Rap Up. Che sconcerto! Uno Rap Up! Non l'ho scritta io, me l'ha scritta il pubblicitario. Madonna. Pensate che parti tutto da qua. Autoradio mangia l'arte, ma vinca per l'ambiente. Uno Rap Up è più che divertente. Comunque, è un'auto intelligente. Infatti a me mi ha sempre fatto morire quelli che mi dicevano: oh, tu ti sei venduto. No, io sono partito, che mi sono venduto prima. Esatto. Ero già venduto prima di fare il primo disco, no? Cioè,
Vabbè, e comunque vado lì e c'era sto tipo che adesso Franco Guardi allora aveva la mia età di adesso, quindi figurati, no? A me sembrava ti sembra che ci aveva 70 anni, però era un figo, era... cioè girava, era palestrato, tutto, era palestrato, sì, era fisicato, girava a petto nudo tipo te quando sove, okay. Che ti vedo sempre a petto nudo, sì. E a piedi nudi, quindi io tutto penso tranne che lì sia il padrone di tutto, no? Certo. Quindi mentre aspettavamo i tempi, non ti dico, per fare sta roba sembrava che stavamo facendo a Amalgama dei Pink Floyd, cioè ci abbiamo impiegato tutta la notte e praticamente lui fa ma tu io allora infottato dal mio che ero, sai, quando sei ragazzino, certo. E questa è la tua vita, no, perché io ho il DJ migliore del mondo, stiamo preparando il disco più assurdo. Nel frattempo io già avevamo fatto il giro di tutte le indipendenti, questi ci dicevano come le peggiori major, no, dovete fare più tipo Assalti Frontali, dovete fare più tipo Frank Energy, ci volevano fare, noi invece facevamo anche i pezzi tipo Tocca Qui, no, sulla, certo. Birra e le seghe, certo. Cioè, poi ti spiegherò anche il concetto dopo, birra e seghe, e praticamente so che a lui interessa la birra e le seghe, sì, no, è una birra prima effettivamente. E praticamente da lì Godi ci fece fare il primo disco e ci impiegammo un anno perché lui ci diede lo studio ma solo di notte, okay. Solo di notte, io e Jed lavoravamo tutte e due. Limbe io Sound. Finivo la scuola, Sound. Sì, okay. E Jed lavorava e quindi iniziavamo alle 10 di sera e finivamo alle 4 del mattino e praticamente non nessuno dei due aveva il computer o sapeva fare le basi, quello che Jed aveva era una cifra di vinili, andava lì con un musicista e gli faceva adesso voglio un basso che fa dun 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 e quindi questi si impiegavano tutta la notte a cercare e lui no non è così e questo diceva ma mi stai dicendo una cosa che è completamente antimusicale e i litigi, le urla, no, però finalmente un anno intero. E cos'è uscito? È uscito Strade di Città. Pensa, primo disco dell'Articolo 31. Porca pensa puttana. Che Tocca Qui, che fu il singolo che poi lanciò il disco e non lo volevano mettere nel disco perché ai tempi il disco che aveva venduto di più era quello degli Assalti Frontali, quindi super politico, super politico, soprattutto super, uso un termine bolognese, caccioso, cioè non è tanto politico, sei sempre lì, no, rognoso. E io avevo fatto un pezzo d'amore che era solo per te e avevo fatto invece anche sto pezzo della birra e delle seghe, che mo ti spiego, perché secondo me è stata quella la chiave di svolta del rap italiano. Noi ascoltavamo tanto rap americano, no? E nello specifico in quel periodo gli NWA, Ice Cube, il primo gangsta rap, certo. Che usciva, no? E sentivo che loro parlavano di bitches, che non vorrei tradurre come puttane, però... Sex workers. No, no, perché le bitches... le donne. Io lo traduco come stronza in italiano, sì, un po' di version, sì. Comunque... dipende, you are my bitch, può essere, sì, anche, può essere sei, anche sei la mia sorella, però può essere anche positivo, però loro parlavano bitches, machine guns, cioè armi, e fucking, cioè capito? Scopare. E io dicevo, noi qua vediamo la nostra realtà, io voglio applicare quella formula ma la nostra realtà. Allora, loro hanno le bitches, noi no. Loro hanno machine gun, noi no. No. Poi loro hanno il liquore che bevevano le Fortis, noi abbiamo la birra media. Uh-huh. Loro hanno il fucking, noi abbiamo le seghe. E quindi da lì nacque Tocca Qui, che era un pezzo che parlava di uno che voleva convincere una tipa a fargli una sega mentre beveva una birra. Semplicemente, ed è quello che ho sempre fatto, applicare popolari, la formula matematica però alla tua realtà. Certo, sì, che mentre tutti gli altri tentavano di essere... Dai, loro. Gigi, non la conosci? Vai, che! Quella sera mi si era avvicinata e mi fissava mentre io bevevo una birra chiara e si era seduta lì vicino a me. Comunque qua non ci arriviamo più ai giorni oggi, stiamo a toccare, sì. Qui. Ma allora voglio solo dire una cosa, sentite questa mia voce da eunuco? Sì. Non è dovuta solo alla giovane età. È perché noi ai tempi incidevamo... La bamba. No, ma che bamba, ai tempi non bevevo neanche super alcolici. Ai tempi noi registravamo su un nastro. Ok. E quando... noi facevamo i pezzi lunghi, 4 minuti, 6 minuti. Quando uscivamo dallo studio, per farli durare di meno, Godi li velocizzava un po'. Madonna. Quindi la vocina un po' picciata. Un pochettino, quasi noi non ce ne accorgevamo neanche ai tempi, no? Però tipo li velocizzava il cazzo. Però non ci toccava il resto, ci velocizzava un po'. Tu pensa che 20 anni dopo
lui diventa il mio manager, però con una storia molto meno romantica. Lui J-Ax? No, Franco Godi, perché io... Con la torso nudo. Con la torso nudo, che quando l'ho conosciuto io... Ti ha consigliato di girare no, aveva, nudo, no, aveva un maglioncino e i capelli bianchi e sembrava una pecorella. Sei andato tardi. Sì, una pecorella, aveva questi capelli da pecorella, tutti ricci. Beh, era sempre stato grigio e bianco. Sì. E mi ricordo che mi firmò in maniera occulta, perché io ero tanta roba, l'etichetta di Gue Pequeño e Arsh, che però non era una vera etichetta. In realtà il contratto ce l'avevo con lui, che talmente era interessato a me che dopo un anno dall'uscita del mio disco in Freedom Load mi disse: ho ascoltato il disco, mi è piaciuto. Dopo un anno sì, che mi aveva firmato. Però a quel tempo lui aveva già cambiato vita. Sì, non gliene fregava un cazzo. Aveva già cambiato Brasile. Vita, andava in Brasile. Non gliene faceva una sega, però mi disse dopo ma un anno... Ma tu hai una certa età, in un periodo in cui inizia ad andare in Sud America? Lui era da sempre aveva la passione per la musica brasiliana, così, e se n'era andato in Brasile. Anche per le brasiliane, credo. No, ho sposato con un'italiana. Ah, ok, non lo sapevo. Vabbè, no, però hai ragione, la sua prima moglie, la seconda moglie era brasiliana. È vero, quindi anche un po' per la patatina brasiliana. Praticamente, poi ci lasciò soli, a me Fedez lì dentro. E quindi da lì poi abbiamo detto: senti, ma qui si anda soli, stiamo scrivendoci video, stiamo facendo tutto. A questo punto siamo andati via. Andiamo, leggiamoci anche i contratti, già che ci siamo. Ecco, la differenza fra me e Fede è che io ero così incredulo di quello che mi sta succedendo. Era suo papà. Ma a parte quello non l'avrei letto neanche se veniva Belzebù a propormi un contratto. Perché tu devi capire che ai miei tempi, mentre adesso fare un demo è una cosa che può fare chiunque con un iPad, certo, un iPhone. Quella roba lì era un'occasione. Cioè, già, per me già solo avere il CD era status, cioè io potevo poi andare in discoteca dagli altri sfigati e dire: io sono quello col CD, e la ballerina veniva via con me, capito? Per dire, quindi per me, io già ti giuro, non ci potevo credere. Fare un disco allora costava milioni di lire, perché avere quegli studi costava milioni di lire. Quindi cioè lui ad esempio ci faceva andare in studio per un anno, ci pagava il ristorante, ci pagava i trasporti. Per me era già, io ero già arrivato. Tutto per dei CD, poi è arrivata la chiavetta USB e gli MP3. Sì, è stato dopo, vabbè. Però devo dire che forse se non fossi stato, non voglio offendere nessuno, più attento a un certo aspetto, probabilmente mi sarei impigrito prima e non avrei fatto Domani Smetto, non sarei arrivato poi a fare J-Ax e Fedez. Comunque la fotta che ho, lui mi conosce, sai che io musicalmente, cioè io vado in studio ed è quello il mio ambiente naturale, tant'è che tutto il resto mi sembra quasi una fatica, no? Dalle interviste, tutto, cioè la mia vita perfetta è andare in studio tutti i giorni e fare musica, preferibilmente con qualche amico, no? Sei rimasto affamato più del dovuto e ti ha fatto bene all'inizio. Sì, perché a un certo punto, io mi ricordo a un certo punto, dopo lo scioglimento dell'articolo 31, avevo comprato la casa e ho fatto un disco che è stato Domani Smetto, cioè era un prescioglimento che è... se non andava bene io non sarei riuscito a finire di pagare la casa. Fai un po' te. Sì, molti li ho anche buttati in vizi. Vabbè, così certo. Però cioè, ho venduto 600.000 copie, quasi un milione con gli articoli, non sarei dovuto essere a posto anche con i vizi. Invece purtroppo, non avendo letto i contratti, non voglio dare la colpa a nessuno. No, è colpa però... tua. È sì, colpa tua. Mia, certo. Esatto. È colpa tua se firmi un contratto senza leggerlo. Senza però leggerlo. Diciamo che non è etico neanche far firmare un contratto a un ragazzino senza che abbia una rappresentante legale di fianco a lui. Vediamo Cesare quel che dice. È un po' come dare gli specchi ai nativi americani. Capito? Bravo. Cioè, è un artista in erba che è ancora in essere. Letteralmente. Già gli dici: ti faccio il CD, hai comprato. Sì, il suo valore sai già che è speciale. Certo, sì. Beh, poi arriva però, Federico. Aspetta, però ho detto quello non c'era, proprio è stato come puntare su una cosa che non c'era, come comprare tipo un gratta e vinci. Quelli che sono comprati Bitcoin il primo giorno, cioè non c'era non possibilità, il disco più di successo aveva venduto 3.000 copie di quel genere, quindi era proprio non una cosa vero. Che non andava, ma una cosa che la gente diceva apertamente: mi sta sul cazzo, cioè questa che oggi non si capisce, che tu oggi vai in discoteca e mettono il rap, così ai tempi mettevi un pezzo rap americano e la gente con la faccia imbruttita andava a bere al bar e svuotava la pista. Cioè non è che non piaceva, gli stava proprio sul cazzo, specialmente se era italiano. Quindi cioè era una roba che certo, io l'ultima, l'Italia più reazionaria me la ricordo proprio in quel momento lì. Cioè era una cosa che gli andava sui coglioni. Cioè poi quando lo facevi nelle feste di piazza, tu vedevi la gente che guardava così, cioè con questa faccia, spero,
così come se stessero guardando il tipo, sai, che una volta di notte tipo, c'era come se stessero faceva... guardando Streller. Sai quello che faceva era bella, eh? Le equazioni di fisica quantistica sulla lavagna, ecco, una roba così. Guardavano e non capivano. E io li odiavo. Eh beh, immagino. Non vedevo l'ora che arrivasse il pubblico. Pensa pop, a te quante ragazzine. Vite, ma poi pensa a Domani smetto, a mio parere è il disco che pop punk meglio riuscito nella storia della musica italiana, a mio parere, perché riesce a essere punk senza suonare come i Finlay, che non è un insulto, perché poi io apprezzo anche Finlay in realtà, no? Però sai, i Finlay sono molto... È difficilissimo fare quella roba lì in italiano. Invece il cazzo, Domani smetto c'ha il pisello, capito? Eh sì, c'ha il pisellone, capito? Te lo mette sul suona tavolo. Malissimo pisello. Non so come dirlo, non sì. So come spiegarlo. Sì, sei veramente poco woke di ho capito, però hai capito come lo spiegheresti? E che pisello è più volgare di cazzo? Allora, mi ricordo Tamugno. Una recensione di Domani smetto molto, che tra l'altro... Cioè, io le recensioni, però il tipo era un giornale di quelli di Grimoire, non mi ricordo se era Rolling Stone o un'altra roba del genere, forse Rolling Stone, e dice: io sono partito per stroncare sto pezzo, no, perché sto disco, e alla fine lo analizza e dice: cazzo, no, le rime tornano, le basi suonano bene, J-Ax è fra l'incazzato e il divertito, che un po' è quella dimensione che io sono riuscito ad avere solo in alcuni dischi ed è la mia giusta, sì, però sì. È difficile esserci fra l'incazzato e il divertito, e quindi è un disco molto riuscito e c'ha ragione. E, Domani smetto è uno dei, cioè, il mio disco numero due forse, cioè nella mia classifica personale per me più... Io ti ho conosciuto con quello loro. Io Domani smetto, non lo ricordo proprio alla Feltrinelli. Per me, nella mia classifica dei dischi, il primo è Il bello essere brutti, il numero due Domani smetto, il terzo Così com'è con gli Articolo. Il primo è, scusami? Il bello essere brutti. Il bello essere brutti? Sì. Lo metti al primo? Sì, è il mio disco perfetto. Io lo metterei al secondo. È il mio disco perfetto, no, perché... No, Ale, no. Perché, no, ma dico per quanto è riguarda i contenuti. No, è bellissimo. Vabbè, ma Domani smetto, tu c'avevi... Per me Domani smetto... Tempesta ormonale quando lo ascoltavi. Per me Domani smetto è proprio... Cioè, io godo quando canto con lui, che posso cantare con lui quei pezzi... È un po' come cantare con i Blink per me, capito? Infatti il motivo per cui cantiamo quei pezzi è Fede, non sono io. Sì, sì, dai, fai quella lì che mi piace. Sì, fai quella lì perché cioè, è pazzesca. Ma è possibile che quando c'erano i dischi durassero di più le canzoni? Beh, per una questione proprio fisica, perché ce n'erano di meno, fisico. Costava di più fare i dischi, quindi ce n'erano di meno, era più difficile pubblicarli, le discografiche non pubblicavano 100 dischi al giorno, quindi cioè, ce n'erano di meno, e soprattutto c'era ancora il concetto del consumo di un album, e quindi cioè, quando uno spendeva un tot di soldi per comprare l'album se lo ascoltava svariate volte, no? Sì. E quindi questo faceva in modo che tu potevi, a differenza di oggi, tirare fuori 2-3 singoli 4 volte dallo stesso album. E non erano bruciati quei singoli. Poi però perché... vendevi meno copie, credo, perché c'erano. Io il disco di Domani smetto l'ho comprato da un Vucumpra, si può dire, o è razzista? No, ci sta. Guarda, la pirateria era più o meno al 50%. Minchia, raga, tempi, andavi al mercato e ti compravi, c'avevo il disco degli Articolo 31. Blu. Era blu. Sì, con la copertina stampata, sì. con la stampante Epson da 5 euro. E con 5 euro c'avevo il disco. O su LimeWire. Guarda, io tanto poi ci guadagnavo nelle tournée, e col contratto che avevo con la discografica era anche meglio. Ero contento della pirateria ai tempi, perché poi invece nella tournée i contratti li avevo letti. E quindi, ok, vivevo praticamente di quello. Beh, certo. Beh, che storia. Pensa quante generazioni ha abbracciato lui. Cavolo. Tantissime. Cavolo. Beh, qui siamo 4... Sì, siamo ai livelli Vasco quasi. Sì, ma poi qui siamo tutti separati in questo tavolo da tanti anni l'uno e infatti dall'altro. Dicevamo l'altro giorno, lui è uno dei pochi cantanti che è riuscito ad aprire Vasco senza prendersi i sacchetti di piscio. Vabbè, ma perché sono anche... Allora, c'è questa io ho imparato storia... dalla discoteca, io la discoteca, cioè mi ha insegnato a stare sul palco. In discoteca negli anni 80, ragazzi, c'era gente veramente che... ti tirava il bicchiere, il ghiaccio, cioè, quindi da lì mi sono... Ma racconta cosa fanno i fan di Vasco se apre qualcuno. Vabbè, che loro non lo so adesso, però ai tempi, cioè io il primo concerto di Vasco che ho visto da pagante è stato Fronte del Palco nel 90, e praticamente non dico il nome del gruppo di supporto, gruppo. Però molto amato dalla critica italiana, era lì
di supporto, e ho visto il cantante prendersi una lattina di Fanta piena in faccia e aprirsi la faccia a metà. E la gente riempiva i sacchetti di piscia e li tirava tipo così. Lazzo così, sì. No? Cioè, sul palco. Tant'è che prima di Vasco ho dovuto passare il bidello con il mocio a pulire tutta la piscia. Capito? E invece però io sono paraculo, quindi il concerto di Vasco, esco, la prima cosa che dico: viva la droga! No, viva Vasco e viva la Maria! Quindi, cioè, vengo in pace. Quindi, esatto, era un po' di... sì, 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 sì. E lì allora chi mi applaudiva e chi mi lasciava fare senza pisciarmi addosso. Non so, le parole d'ordine, le dirò anch'io se dovessi fare qualcosa in discoteca. Sì. Viva Vasco e no, viva ma la Maria! La discoteca è facilissima, cioè ballano di tutto. Quindi ai tempi o l'house o vai a fare in culo. Cioè o mi metti la techno o ti taglio la gola. Era così proprio. E noi arrivavamo con rap che era tipo di 80 bpm più lento di quello che ballava sta gente. Quindi era un delirio, no? Un delirio. Si rovinavano il mood. Pensa te che roba, che storia pazzesca. E beh, quindi dicevi come ti senti? Cioè adesso come ti senti? Ma la cosa allucinante è che io fra poco compio 50 anni, Fede. Compio 50 anni, mezzo secolo. E non mi fa paura, perché la crisi di mezza età io l'ho avuta tipo a 35 anni, no? Una roba così. Quindi non mi fa paura. Anzi, mi vanto di sta roba di avere tanti anni. Ci rido sopra, ci scherzo nelle canzoni. Ma la cosa che mi fa paura è che non mi sento maturo. Cioè io a volte mi fanno ridere le cose. Tipo, non so, se uno cade per strada, io porca troia rido quasi a pisciarmi addosso ancora come un bambino immaturo. Quindi su certe cose mi sento molto immaturo e mi fa un po' paura. Dico, ci sarà qualcosa che non va, o è vero come ho sentito dire che nessuno diventa mai adulto veramente, ma si impara a fare finta? Ma con chi è che diciamo eravamo giunti alla o è la mia generazione, la prima generazione che io non credo cresce che fare finta. No, c'è una teoria per cui magari soprattutto un artista nel suo anno di picco di successo si blocca. Si blocca psicologicamente nell'anno in cui hai avuto successo. Quindi avrò 22 quindi anni devi per stare sempre attento a come io ti vesti in quell'anno lì. Porca e come ti, quello che fai, quello anch'io che ho 22 anni per sempre. In effetti, raga, un po' come quando muore il fantasma di Windows, era sempre gli stessi. Esatto, sarà la stessa cosa. Una macchina del tempo praticamente. Mia moglie mi fa: ma stai andando a vendere il gelato stasera? Vado a fare la pipì, arrivo amici. Okay. arrivo. Beh, fortunatamente. Sì. Ah, quindi continuiamo anche. Sì. Potevi dire che andavi a drogarti, faceva più figo. Vabbè. E viva Vasco e viva la Maria. Esatto. Sì, no, posso dire, io posso fregarti e dire che io ti sentivo ascoltare domani smetto. Quindi in realtà sei effettivamente ti ho incastrato. Sì, no, voglia, ti ho ascoltato tantissimo. Venga, domani smetto, mi ha donato una seconda vita, meno male. Beh, cavolo, ma è che è stato il primo disco della mia vita a andare numero uno in classifica, non quello che ha venduto di più, però il primo a andare numero uno. Ma è durato nel tempo, perché io mi ricordo ancora che nella Feltrinelli a Bologna c'erano le cuffie con cui ascoltavi i dischi e c'era ancora il disco. Boomer alert anche per te. 2008, guarda. Capito? Cioè erano passati 6 anni o quello che era. Sì, quindi... perché non si erano mai presi la briga di cambiarla queste colonnine. Allora sì, era solo era lì. Probabilmente non so quanto dice del valore del disco o quanto del decadimento di quel tipo di supporto, però. però ancora sì. Ma ancora adesso, no? Tu dicevi prima che al tempo facevi soldi con le live, ma ancora adesso è un po' così, no? Con del supporto fisico. Allora, diciamo. Sì, però diciamo che è un ottimo contratto con la mia casa discografica, perché nel frattempo ho maturato un catalogo non indifferente. Anche in quest'epoca, no, dove i giovani streamano tanto, però se io faccio il calcolo dei miei stream quotidiani di tutto il mio catalogo, faccio dei numeri molto... molto giusti anche per la casa discografica, quindi in realtà non avrebbe senso per loro perdermi, perché poi separi i nuovi dischi dal catalogo, quindi negli ultimi anni ho avuto dei contratti molto vantaggiosi. Beh, figata. Beh, almeno quello, cazzo, dopo essermela presa in quel posto per i primi 10 anni almeno conti tipo 30 anni di carriera. Nel 2020, a fine 2022, sì, perché il nostro primo singolo uscì nel 1992. Porca vacca. E lo stesso, come non ti senti maturo nella vita, ti senti anche immaturo nella musica musicale? Sì, assolutamente. Cioè, ti senti ancora da fare e non ti senti fatto? Allora, come potrà dirti Fede, ogni artista attraversa dei momenti, è la prima volta che lo fai, è tremendo, dove litighi con la musica. Cioè
non ti senti fuori bolla, ti senti vecchio, superato, non in linea con quello che sta andando, non... Per fortuna io ne ho passate due o tre di fasi, quindi anche se ne attraverso una so che poi in realtà è una cosa passeggera finché tu mantieni la curiosità e continui a... L'esperienza, pratica. Sì, e quindi sì, mi sento sempre uno che deve arrancare per rimanere rilevante, e forse il motivo per cui lo sono stato rilevante è perché non mi sono mai messo nella posizione in cui si mettono tanti a dire io sono un classico, io i miei fan, io ho fatto San Siro, io ho fatto cose, per me io faccio le cose e poi me ne dimentico il giorno dopo. Questo secondo me è sempre stato... Io faccio così. È sempre però, stato un ambiente dove uno diversi. Ti dice che cosa hai fatto per me ultimamente. What have you done for me lately? Questo sì. È quello che ti dice il pubblico quando fa il musicista. Sì, è vero. Come nei registi, però registi che è tipo sei l'ultimo film che hai fatto. Sì, non ti puoi permettere. Bravissimo. È la stessa cosa. Ricordo perfettamente quando abbiamo fatto Comunisti con Rolex, che lui perennemente mi diceva io ero perennemente insoddisfatto. Comunisti con Rolex fu il disco più venduto dell'anno e io non so perché non te lo godevi. Avevo la sensazione, dicevo, sta succedendo qualcosa. Stiamo tu per sentivi la nostra mancanza nella tua vita? No, sentivo che stava arrivando la trap, no, sentivo che ci stava arrivando un'inversione di tendenza e la percepivo forte, no? E quindi vivevo tutto male. Lui mi diceva: Federico, goditi questi momenti perché probabilmente cambieranno le cose, non sarà sempre così, no? E in realtà questa mia insoddisfazione perenne fu la cosa che ci fece fare San Siro. Tu ti ricordi come sì, sì, San Siro? Sì, tu che vuole, era un tuo modo per far vedere quanto ce l'avevamo grossa. No, praticamente eravamo in questo posto pazzesco che è il Teatro Antico di Taormina, credo si chiami così, dopo Streller si chiama così? Sì, sì, quello col backstage claustrofobico sì. Che io stavo male. Vabbè, sì. Un posto pazzesco comunque, e abbiamo fatto, credo, due o tre sold out di fila lì. E nonostante questo, minchia, io ero... Mi ricordo, eravamo a bere una roba dopo il concerto e io, minchia, ero proprio insoddisfatto. Cioè... Dopo ti ricordi cosa ti ho risposto quando mi hai detto Ale, facciamo San Siro? Perché lui me l'aveva detto due o tre volte. Dicevo, no, sì, no, io parlo con il nostro booker e dico proviamo a fare San Siro. E lui mi dice guarda che non lo riempiamo. E gli dico non me ne frega un cazzo. Ma sai cosa ti ricordi cosa ti ho risposto lì a Taormina? Non mi ricordo. Era proprio un momento di bellura, bromance dopo il concerto. Ale, facciamo San Siro? Sì, basta che non mi rompi più i coglioni. È stata così la risposta. Va bene, basta che non me lo chiedi più. E minchia, noi apriamo. E io invece avrei fatto 100 Fabric. Sì, lui. Io sono da club, a me sì. Piace fare il club, e mentre nei posti grandi mi piacciono perché non è che sono uno psicopatico, però la mia dimensione dove posso alzare il volume di più, posso saltare sulla gente, a me piace il club strapieno, e poi mi piace fare le repliche tipo Celine Dion a Las Vegas, no? Cioè farne tante sì, che sì, sono sì. Sempre lì, non figo, devo smontare il palco, sì, sì. Metto le mie robe nel camerino che rimangono lì, arredo io il camerino, sì, sono... Allora, ma adesso anch'io farei probabilmente così, però... Infatti la tournée mia di fede sarà 100 tipo 200 Santeria Club a Milano, sì, sì, 200... E noi siamo in roulotte di fronte Elvis che era parcheggiato in un casino a Las Vegas. Eh sì, come sì. Sei l'Indiana a Las Vegas. Come si chiamano i local? I resident. Resident. Io adoro le residency. I DJ vivono quello stile di vita lì. Hanno fatto i Blink anche a Las Vegas per un periodo. Tutti i giorni? No. Tutti i giorni? Per sì, anche due volte al giorno, perché a Las Vegas c'è il turnover. Pomeriggio, sera, e lo fai per un mese. E Celine Dion vive così da decenni. Ma non so adesso. Se c'è ancora, no? L'ha fatto perché fai contratti con i casinò che durano 10 anni, sì, una sì. Roba così. Cioè, sì. Però se combini qualche cazzata con questi contratti. A cantare per i ludopatici. No, ma in realtà sollevare gli non spiriti. So se sei stato a Vegas, no? Cioè, no. In realtà sì, c'è questa roba della ludopatia di gente che gioca, ma è diventata anche una Disneyland. Ci sono tante robe da fare. C'è tanto Notre Dame de Paris, c'è un sacco sì, di. Sì, tanta gente ci va anche c'è proprio Venezia. Per turismo. Cioè. Sì, sì, è vero. Pensa a te. Basta. No, secondo me possiamo parlare, cioè mi piacerebbe possiamo capire... parlare di tutto tranne del mio podcast. Che no, ma dopo lo diciamo. Sì, comunque adesso ve lo diciamo. È nato un podcast di J-Ax con Matteo Lenardon, ha un nickname.
Coda. Le Nardon. Il famigerato. Si chiama così. Sì, l'ho chiamato io il famigerato nella prima puntata di ieri. Con Matteo Le Nardon, il famigerato. A me viene da ridere perché lo conosco, quindi mi fa ridere chiamarlo il famigerato. Padre Pio, che si chiama Pedar Poi. Vabbè, sei rimasto. È lì. Prima era Pedar Poi, che era un anagramma di Padre Pio. Pio poi, neanche Padre Pio. Era Pio. Padre Pio. Esatto. Vabbè, e facciamo questo podcast, si chiama Non aprite quella podcast, è un podcast di true crime, dove, che è partito da un concetto secondo me molto serio, ma in realtà facciamo i cazzoni. Cioè io e Pedar non ci informiamo, non studiamo nulla, mentre Matteo si informa benissimo sul caso. Voi ne avete uno che si informa, noi no, noi neanche uno ne abbiamo. Sul caso, e quindi noi reagiamo a quello che lui racconta, questo è più o meno il concetto del podcast, però... Solo crimini? Solo crimini, è solo true crime. E in realtà è partito da un mio concetto, tra l'altro, come sempre, preso dagli americani, però portato qui. Vabbè, noi qui, in generale il true crime si è sempre venduto mitizzando le figure, ad esempio, dei serial killer, no? Ah, Charles Manson era un grande manipolatore, un genio che riusciva a farti fare le cose con la forza della sua mente. Sì. Ted Bundy era uno super che le faceva sveglio così e le donne gli cadevano i piedi. Cioè, no, erano dei grandi sfigati assassini, ma anche degli sfigati allucinanti che trovavano il modo di manipolare altri sfigati come loro, o semplicemente erano dei brutali assassini tipo Ted Bundy che con la violenza uccidevano altre persone. Quindi ridere del cattivo, ridere del demone, è un modo per disinnescare il male, ed è questo insomma il concetto che sta dietro il nostro podcast. Ma fate anche crimini italiani o solo... Cioè, allora, in italiano abbiamo fatto, perché facciamo crimini e anche cose assurde, no? In generale nei crimini italiani abbiamo fatto la roba assurda, la troviamo sempre in come vengono fatte le indagini, e quindi veniamo a parlare sempre di quello che non ci puoi credere. Vatti ad ascoltare, non ci puoi credere che cazzo è successo in Italia. Sì, in Italia. Va bene, no, ma anche in America c'è stata una roba che si chiamava Satanic Panic, dove arrestavano quelli che giocavano a Dungeons and Dragons perché gli dicevano che erano satanisti, quindi mettevano in galera i nerd, cioè così. Quindi in tutto il mondo la polizia ha regalato, no? Tu lo sapevi, facciamolo anche noi, copiamoglielo. No, sì, ottima idea, grazie. Ormai è stato ripreso il Satanic Panic anche da Stranger Things nell'ultima stagione, esatto. No, spoileriani. Beh, noi chiudiamo ogni puntata dicendo Ave Satana, perché in realtà non ci crediamo, e quindi se tu puoi dire crediamo che se tu vuoi essere satanista puoi essere satanista, no? Quindi non ci crediamo a Satana, quindi dicendo Ave Satana noi stiamo dicendo per quello che io dico tanto nelle puntate. Perché non ci credi? Perché non ci credo, e quindi perché com'era la storia? Disinnescare il male. Disinnesco il male. E soprattutto non c'è niente al di sopra dell'umorismo. C'è tua madre che mi sta guardando malissimo, Luis. Mi ha guardato veramente male, mi sta giudicando. Sì, oggi la giornata porta mamma lavoro. Purtroppo noi in Italia abbiamo sta roba, su certe cose non si scherza. Ma chi l'ha detto? Ma perché devi limitare la mia libertà? Noi l'unica regola che abbiamo è che non si scherza mai sulle vittime. Si scherza su tutto il resto, su chi fa le indagini. No, neanche sui preti. Raga, vi posso raccontare una aneddoto? No, Zio, ne ho certe da... Non è una cosa che è successa. I preti? C'era, stavo girando X Factor. Perché poi io sembro il protettore della chiesa. No, preti. Stavo girando X Factor e nel pubblico c'era un prete. Figurati io, no? Cioè, mi metti un orso Winnie Pooh che vede un albero pieno di miele, no? E allora gli dico, venga qua, donna, venga qui. Allora... Tu immagina il palazzetto, 2000 persone pieno, cioè così, e io dico, senta donna, come si fa un esorcismo al contrario? Quella barzelletta di merda che mi ha raccontato mai le prove, no? Si toglie il prete dal bambino, la gente raga, così. Ma senti che lo studio è passato il codice. E c'ero io. È passata la palla di fieno nel deserto. Io che ridevo come un pazzo e per stemperare gli faccio: no, donna, ma si figuri, lei sicuramente lo stuprerà i bambini. Tu sei il Joker. No, non va bene. Non va bene, sai perché? Per una cosa che ripeto anche ai miei due stronzi con cui faccio il podcast, che anche loro hanno posizioni simili alle tue. Io dico, la Chiesa, le forze dell'ordine, tutto, sono delle istituzioni umane. Come tutte le istituzioni umane, ci puoi trovare l'eccellenza del bene e l'eccellenza del male. Sì, però se... Sei capi, ma i capi sono no, il male. No, non è sempre. Sei capi, io credo che se chiudi dei cristiani
gli metti un lucchetto al cazzo, sono più inclini a... Senti, ma vuoi faccio ridere, visto che tu sei appassionato di queste cose. Allora, una roba che in una... Credo che, che l'imposizione della castità ascolti, vabbè, questa la tagliamo. Faccia attrarre i bambini. Allora, no, fammi dire praticamente in questa nuova stagione di Non aprite quella podcast abbiamo fatto due casi dove la chiesa entra. La cosa più divertente che c'era è quando faremo una delle prossime puntate, non so quale, faremo il caso del boia di Albenga, che è stato uno dei forse il serial killer più spietato della storia d'Italia, è stato completamente dimenticato. Infatti, e cancellato, so perché lo scoprirà nella puntata, ha avuto dei grandi aiuti anche dalla chiesa, anche dalla politica della chiesa, come tanti fascisti nel dopoguerra. E praticamente ho scoperto che la chiesa faceva fare delle giovani parrocchiane una specie di Tinder con i criminali fascisti in galera. Cioè, diceva: sceglitene uno e scopatelo. No, scrivigli, li faceva scrivere in galera ma lettere d'amore ai vecchi gerarchi fascisti che erano stati messi in galera. Quindi la chiesa aveva messo su sto Tinder ante litteram per i fascisti in galera, no? Adotta il tuo fascismo. Tant'è che il boia d'Albenga, una volta scontata la sua pena, si presentò a casa di sta poveraccia che in parrocchia gli facevano scrivere cose, l'ha sposata. Ah, non l'ha uccisa? No, e inoltre... Ma che carino il boia d'Albenga. Sai che... Il boia d'Albenga, tra l'altro, ha puntato una pistola in testa alla tipa, non questa, un'altra, con una pistola in testa e un prete li ha sposati. Lui ha sposato, ha detto: tu adesso mi sposi, e il signore Don va davanti e il prete li ha sposati. Wow. Questo è tutto vero. Tu pensa a noi, che cazzo. Pensa se lo facessimo oggi si offenderebbero molte persone. Vabbè, ma penso anche ai tempi, solo che avevano paura di essere la cultura, sparati. La cultura italiana, non si può più fare una roba del genere. No, una volta ci si poteva sposare. A quei bei tempi in cui potevi, esatto. Non si può più fare niente adesso. Vabbè, comunque, ecco, sta roba si aggancia alla domanda che mi hai fatto prima, no? Cioè, vedi, ad esempio, questo podcast mi è servito per riempire in un certo momento dove ho litigato con la musica, che è stato un po' corrisposto con la pandemia, mi ha buttato in una crisi personale che poi si ributta dentro anche nella musica, perché non riesco a scrivere canzoni d'amore così a nastro se non c'ho una cosa da dire. Quindi la pandemia mi obbliga in casa, non ho più niente da dire nella mia musica, oddio che cazzo faccio, e quindi io non sono stato mai uno che solo in certe canzoni si è scavato dentro, tipo intro così, però per il resto mi piace molto parlare del di fuori, no? Sì. Quindi la pandemia mi ha proprio ammazzato, e grazie al cielo c'era sta cosa del podcast, che poi è esplosa esattamente dopo, perché io il podcast l'ho fatto ma l'ho pubblicato un anno e mezzo dopo, no? Quindi, okay. Cioè è esplosa mentre non lo so, vedi, a volte faccio quello, a volte faccio la mia roba da nerd, che costruisco i cabinati arcade, però c'è certi momenti ancora il presepi giganti? Ecco, lì è stato proprio durante un esaurimento nervoso. Sei un emulatore di cabinati di vecchi videogiochi? Sì, io sono uno step più avanti, non so quanto si può nerdare in questo podcast, però spara. Allora, sto programmando io l'interfaccia utente di questo cabinato, che emulerà dai giochi da sala giochi fino alla console, diciamo PlayStation 2, passando da Master System, Nintendo. Ma esiste già? Perché lo stai facendo tu? Perché esiste fatto male, cioè praticamente tu quando giochi, io voglio una macchina che mi faccia giocare sia all'ultimo Mortal Kombat, per dire, sempre con i comandi d'arcade, ma anche ai vecchi, però come fai? Con lo schermo piatto i pixel si vedono male, quindi ho imparato ad utilizzare gli shader, che sono dei programmi che tu devi mettere sopra e ti manipolano l'immagine e simulano il catodico. Okay. Inoltre è tutto personalizzato, è tutto, cioè la cosa che vedi intorno c'è scritto Willy Orbo Studios, robe, cioè sarà il cabinato della macchina del futuro, cioè quello che avevamo messo nella prima in Utopia, quella sarà la versione bella di quello che avevamo. Ma quello lì ce l'hai tu o ce l'avevo io? No, ce l'hai, allora, sei tenuto tutto nel divorzio, che l'ho buttato. Tu sei stata la donna, i due nel divorzio. La donna. Mi sai che l'ho buttato? Ma sì, vabbè, hai fatto bene, non era fatto male. Era una merda, secondo me. Dovevi salvare le pistole, quelle sono rare. Le ho buttate. Quindi sei un gamer. Sono un appassionato di videogiochi, diciamo che ultimamente ci sono pochi giochi che mi catturano. Un gioco bellissimo che ti consiglio di giocare con tuo figlio è It Takes Two, è uno dei titoli per PlayStation 5 adesso, tra l'altro. È quello sulle malattie? No, 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 no.
praticamente il concept ha preso tantissimi premi, è un gioco indipendente, ma tipo è come se avesse vinto l'Oscar dei videogiochi. Pensa che quando io e mio figlio l'abbiamo finito insieme, ci siamo messi a piangere tutti e due. Praticamente la storia, adesso così facciamo questa pubblicità ai Take-Two, ma tanto è uscito da un anno o due, quindi cioè non. Praticamente due genitori stanno divorziando e la bambina che hanno sta piangendo sulle bambole che lei aveva fatto della mamma e del papà. Cadono le lacrime sulle bambole e lo spirito della mamma e del papà entrano in queste due bambole e praticamente il gioco si divide lo schermo a metà e tu non puoi giocare da puoi giocarlo solo in due collaborando. Ma io non posso con mio figlio, è troppo piccolo. Aveva 4 anni mio figlio quando abbiamo iniziato questo gioco. E riesce? Puoi anche tu essere, cioè basta che ci sia un adulto fra i due e riesci comunque ad aiutarlo. Cioè chi da solo. E quindi cioè, è stata un'esperienza incredibile. Bello. E alla fine viene questo libro dell'amore che spiega al bambino che sta giocando, ma nei panni del papà e della mamma. Di cosa è fatta una relazione, quindi c'è lo schermo sulla collaborazione, lo schermo sul capire l'uno i desideri dell'altro, cioè è una roba incredibile. No, ma infatti ha preso io gioco a SpongeBob che ma tra l'altro cioè adesso che è una merda, non vorrei essere denunciato, ma poi costava più dell'ultima Call of Duty, cioè lo so, boh, sto giocando sono proprio SpongeBob, cattivi mio papà. È una merda e ci gioca con te o e no solo. Si mette sopra di me e tu giochi. Lui tiene il coso, ma poi è difficile, c'è un certo punto poi ti perdi. Lego che è difficilissimo, sì, non Lego della Marvel difficilissimo, cioè non riesco a giocarci io da solo tra un po'. E poi a che cazzo giochiamo? Sai cosa si è divertito con Spider-Man? Si è divertito. Spider-Man l'abbiamo fatto si è tutto, divertito, sì. E abbiamo quasi sbloccato tutti i costumi. Ma sembra che giochiate davvero voi e non i vostri. Spider-Man devi per forza giocare. No, io gioco solo con mio figlio. Ma come fa a farlo giocare a Spider-Man? Zio, è impossibile. No, perché dai. A volte lui inizia a giocare e poi sì, anch'io io gli dico arriva premi al quello. Punto dove non riesce, me lo da papà, falli tu questi. Allora vabbè, io mio figlio gioca a Nintendo DS a Mario Kart, quello sì, e vince anche. Ho visto, ho visto. Ma cioè, se non l'hai preso dico il Mario Kart Home Edition, quello con la macchinina che va certo, quello, me l'ha regalato Danny. Lui terrorizza il cane con, sì, anche lui. Lì. Dovrebbero giocare a GTA quelle cose lì. Se gli spieghi il contesto, secondo me. Sì, una volta, raga, stavo giocando a Days Gone. Non so se vabbè, ma anche tu, gioco horror come orda di zombie. Rientra mio figlio a casa, mi chiama, metto pausa, ma tipo la pausa era. Uno cioè, tipo, era una roba tutta piena di sangue. Cioè, traumatizzato. Cioè, anch'io gli ho scaricato. Sai, c'ho l'abbonamento, quello dove puoi scaricare i giochi, no? E Batman. Scarica, sì, voglio vedere Batman. Infine parte con il Joker legato al treno, tutto insanguinato. No. Così, cioè, mio figlio traumatizzato. Non dirglielo alla mamma, ti prego. Non mi butta via la PlayStation. A te la butta via. Dico, ma la butta via, esatto. Però, sai, non è molto dentro. Mio figlio ascolta, guarda molto YouTube. Quindi mi YouTube ha detto, Kids o normale? YouTube è normale con mia supervisione, YouTube okay, Kids quando è da noi, solo. Anche noi. Lingo? Cos'è Lingo? No, non mi dire robe che poi mi vanno. Non sai cos'è Lingo? Lingo è l'app per bambini di Harvard. È studiata ad Harvard e sono giochi funzionali per capacità mnemoniche, per imparare l'inglese, ma in questo caso non serve a lui, e sono dei giochi funzionali, diciamo, istruttivi. Ti insegna a essere più ubbidiente, non no c'è, istruttivi non... istruttivi ti insegna dipende dalle fasce d'età, sono a vari livelli, magari me lo scarico per me, non è bello con gli occhiali polarizzati c'è scritto obey. Ascoltano musica classica mentre costruiscono dei cose di mattoncini. Comunque mi fa morire che abbiamo parlato di strade città, di comunisti con Rolex e di bambini. Ma che c'entra? Perché è quello che c'è in mezzo. Ma ti volevo dire una cosa. Cosa ti volevo dire di bello? Vabbè, questa puntata uscirà il giorno prima del concerto in Piazza del Duomo. Quindi esce subito. 3 giorni. Ah no, ti volevo fare una domanda. Secondo te questi scazzi tra trapper che stanno avvenendo ora, li segui? Ni. Perché sono diversi da quello che... è una roba nuova. Allora, una volta gli scazzi erano fra nerd o derivativi di nerd, perché il rap lo facevi quando avevi una passione, capito? Adesso, cioè, da tanti anni che c'è un business. Tra l'altro, anche grazie a te, si è visto che questa roba ti può portare dei livelli. Io penso che tu sei stato il primo a farlo vedere a tutti, no? Che un rapper mica può diventare, non so, come Briatore, capito? Può diventare veramente un imprenditore. E quindi c'è per la prima volta la malavita vera
che si è infilata dentro questo business, mm-hmm. a sostenere, a firmare contratti, a fondare etichette, e quando la malavita vera scazzerà con la malavita vera, lì io non ho mai vissuto una roba del genere. Può succedere robe come sono successe in America, e la differenza era fondamentalmente questa. Qua il limite era gruppi di amici che facevano gli artisti, che magari conoscevano qualcuno che faceva brutto e degenerava fino a che gli amici che facevano brutto, quello che poi è successo noi, e detto adesso noi questi li andiamo a ammazzare, questi li andiamo a ammazzare, e tu gli dicevi ai tuoi amici no, ti prego no chiudiamola qua, capito? Chiaro. Questo era almeno la mia esperienza, è successa qua. Una roba è degenerata fino a un certo punto della gente di quartiere, perché io poi alla fine frequentavo certamente, ma non ne sono mai stato parte, io non sono mai stato uno spacciatore, non ho mai fatto brutto a nessuno, però della gente, della compagnia nostra, certo, conoscevo anche prima di diventare famoso, perché invece Jed è del quartiere Quadrifoglio di Garbagnate e lui si è guadagnato il rispetto come DJ lì, ma conosceva tutti quelle, certo. E quindi a un certo punto, quando questi sentivano che a noi ci rompevano il cazzo, gli volevano andare a far brutto, e noi eravamo, noi dicevamo no, così mi rovini la carriera, se tu vai a questo lo gambizzi, che vuol dire sparargli alle gambe, cioè mi rovini la carriera, non so perché ho avuto necessità di spiegarvelo, perché gambizzare è un termine boomer, un termine boomer, lo sai quanti ne ho fatti e quindi questo era il massimo che si raggiunse a quei tempi, no? Sì. O qualche scazzottata. Sì, sì, sì. Ma adesso, ma anche noi, cioè ai nostri tempi, i comunisti con Rolex. Ma ti ricordi quando scazzavamo, cosa avevo proposto io? No, io a un certo punto, siccome tutti conosciamo gente, e però poi il limite era veramente... Però io lì ero saggio e ti dicevo, adesso, cioè è inutile chiamare tu gli amici, loro gli amici, ci chiamiamo e se vogliamo ci picchiamo al forum davanti al pubblico e poi diamo tutto in beneficenza. Io l'avrei fatto subito. Fighissimo. Scusa, io se scazzo avanti con uno adesso, ma anche se le prendo, comunque fai la figura davvero uomo. Cioè non c'è bisogno, non è perché io mi credo Hulk che meno tutti. Se volete tutti accettare la sfida... Cioè venite a picchiarmi... Anzi, la gente empatizzerà ancora di più con me se le prendo. È una win-win. È una win-win. Io ci sto. Però adesso mi stranisce questa cosa. Perché cazzo, vedo sai che sta roba della malavita non ci avevo mai pensato. Perché la malavita adesso ha fiutato il business dentro sta roba e quindi si è messa. E quindi... Per colpa mia, tra l'altro, hai detto. No, però tu poi hai dato l'esempio. Scherzando. Anche perché sei uno con questa cosa, vedi, poi possiamo anche tirarla dentro. Vedi, io e Fede adesso possiamo essere... collaborare, essere anche amici, perché non abbiamo una struttura assieme, sì, perché su certe cose siamo profondamente diversi, no, opposti, proprio tipo l'Upside Down di Stranger Things, cioè il suo modo di condividere tutto. Per me invece io vivo con il basso profilo, io della mia vita privata, di quello che ho, di quanto spendo, di quello che ho, non voglio condividere nulla. Forse è anche una questione generazionale, non lo so, non sono cresciuto con i social. Comunque è una cosa diversa. E quindi tu hai mostrato questa cosa e tanti ragazzi l'hanno emulata e mostrano, anche tu mostri quello che hai, tanti mostrano quello che vorrebbero avere, capito? Però dal punto di vista, però non che credo uno... di essere stato io il paradigma di tutto ciò, ma fra i in Italia, sì. Mi ricordo, no, ho visto proprio quando tu avevi la prima casa, la seconda casa, cioè tutto questo tuo salire l'hai sempre l'ascensore sociale l'hai condiviso, certo. Tanti ragazzini magari fanno la prima serata, vanno a ritirare i soldi per fare la stories col code, e poi io mi metto nei panni dei balordi, perché i balordi li ho conosciuti nella mia vita, che dicono capito, che lì c'è da andare forse a prendere qualcosa, quindi in un modo o nell'altro, sia per le forze dell'ordine, per quelli che per fare marketing si fanno vedere con le panette, con quelle robe lì, sia invece per chi quei soldi lì ne vuole un pezzo. Io ti do la credibilità della strada, ma tu mi regali un Rolex quest'anno, capito? Succedono ste cose ora, voci, perché io non frequento più nessuno. Cazzo, incredibile, brutto. Quindi non ci avevo, è un punto di vista a cui non avevo mai pensato. Io pensavo a ragazzini di quartiere che prima o poi ci scappa il morto. Però sono ragazzini di quartiere arricchiti. No, ma hai ragione anche tu. Un'altra cosa. Hai ragione anche tu, perché comunque il rap si è così massificato che adesso anche il ragazzino di quartiere può imparare a rappare bene e fare successo. Quindi cioè possono succedere le due cose, però di solito il ragazzino di quartiere si presenta poi con la gang, e quindi cioè con la gang non puoi controllare tutti. Già non posso controllare 10 amici pazzo ubriachi normali, figurati poi se posso controllare 15 scappati di casa quando andiamo a fare Battiti Live a Radio Norba, che non mi disfino tutto, non litigano con la persona sbagliata in Puglia, puttana, capito? Cioè può andare tutto a puttane così velocemente da un momento all'altro. Infatti io cerco, quando li becco questi che hanno degli scazzi tra loro, che li conosco, cerco sempre di dirgli: raga, mica, cioè
concentratevi sulla musica, state perdendo tempo tutti. Cioè, io spero veramente lo facciano. Ma la gente vuole il sangue, questi lo sanno, lo è so, virale, cioè so. Non è colpa loro, ma anche colpa del pubblico. Certo, cioè, ovvio. È vero, è vero. Cioè, guarda su me, te, perché hanno litigato JX Fede, è stata la cosa più cliccata di quell'anno. Cioè, Google. Sì, cioè, avevamo altri problemi in Italia, ve lo assicuro, tipo una crisi economica. Non lo so, lì, però... In realtà... Però secondo fu la cosa più cliccata dell'anno. E quindi cioè, lì, la gente vuole il sangue, vuole il litigio. Qual è il ricordo più bello che hai del nostro periodo insieme? Allora, sai che ci ho pensato venendo qui? Quando ci vedevamo per andare il giovedì, mi sembra, a vedere Santoro e urlavamo davanti alla televisione come se fosse una partita di calcio. Oh, oddio, è vero! E noi guardavamo il programma di Santoro e tu, guarda, mi vengono i brividi, perché era la prima persona, Fede, con cui potevo condividere questa mia passione, cioè la tifoseria politica. Cioè, mettersi a urlare sembrava che stavamo guardando la partita finale dei mondiali e poi abbiamo iniziato a twittare e a Santoro ci rispondevano, no, Giulia Innocenzi, e quindi noi eravamo felicissimi di sta cosa, no? Cazzo, è vero. E in un certo senso mi sembrava che stessimo cambiando le cose. E che poi le cose hanno cambiato noi. Poi le cose hanno cambiato, come sempre succede. Ma sai, si può tornare indietro e ricambiare le cose di nuovo. Cioè, tu adesso lo stai facendo attraverso appunto questo tuo essere, come cazzo si dice, c'è una parola, filantropo. Esatto. E che si trasforma dopo la mezzanotte e fa dei soldi. Vaffanculo. Filantropo. Come che li dite tutti? È una puttanata bruttissima. È bruttissima. No, ti vedi, ti svegli proprio attimo, tutto spazio. E io probabilmente lo farò come al solito, rinnegando me stesso, perché io, sai, come sai, come hai visto, io distruggo per ricostruire. Non costruisco mai su quello che ho, ma di solito distruggo e ricostruisco. E quindi spesso e probabilmente nel mio futuro farò così. A un certo punto mi sputerò contro vento e ricostruirò da capo. Mi è piaciuto di brutto ricostruirmi dopo di Sana Pianta, che fu un flop, ricostruirmi da 30 persone, poi vederne 100, poi 200. Tu quando mai conosciuto che ero con Rapper Olly Decadenza? Io lasciavo la gente fuori dal carro ponte e i giornalisti ancora non lo sapevano. Sì, è vero. Cioè, quindi c'è cioè, una soddisfazione quando tutti ti dicono che sei finito, ricominciare, che è la cosa più bella. Ed è la cosa più bella che ha solo la musica, secondo me. Ma è brutto sentire quello è finito, perché secondo me non è mai finito, ma neanche da morto. No, secondo me gli artisti sono finiti quando lo decidono loro. Cioè, in un certo senso capiterà per forza, se non ti capita meglio, però capiterà, a volte fanno finta di no, cioè che nessuno ti caghi più e fanno finta di che non sia vero, no? I tuoi manager fanno finta di che non sia vero, ma in realtà, mi ricordo questo esempio, me lo fece Neffa, tu a volte ti trovi su una zattera, perché la tua carriera è così, sei su una zattera e se tira il vento, minchia, vai come un pazzo, se non tira il vento, soffi da solo sulla zattera, non ti muovi, però non è una pirlata soffiare da solo sulla tua, cioè comunque ti porta a sopravvivere, ti porta, è meglio che stare lì fermo inerte ad aspettare la fine. Quindi cioè, io lo dico sempre, no, quando mi voglio fare un po' il pirla e flexare contro quelli che flexano, e io dico guarda, e anche se molte volte quando dico queste cose pensano che, soprattutto quando avevano litigato, stessi parlando di te. No, perché tu hai fatto entrambe le cose, non stavo parlando di te. Ma dico, io non mi sono comprato la collana d'oro. Ah, non era per me quella rima, io pensavo che era contro di me. Quella della Lamborghini del cazzo piccolo. Era in generale, okay. Già non dovresti sentirti attaccato perché ti stai auto. Poi mi sa che è antecedente alla tua Lamborghini. Non lo so, l'ho venduta comunque. Vabbè. Dopo ti è cresciuto il pene. Adesso ce l'ho più lungo, raga. Vabbè, no, dicevo, non ho niente da compensare né da dimostrare, quindi non ho Lamborghini perché ho il cazzo normale. Quindi sì, neanche sì, dicevo sì. Che tu ce l'hai piccolo, che io ce l'ho grande, no. Sì, 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 però diciamo. molti l'avevano associato a un dissing e non sentendoci anche io avevo pensato fosse un dissing. Vabbè, ma tutto puoi associare a un dissing. Vabbè, singa, ovviamente. Vabbè, comunque ma volevo dire io il ricordo più bello. No, il flexing. Dico sta cosa per dire, cioè io mi sono comprato lo studio perché so già che arriverà il momento dove tutti diranno sei finito, non rompere, che neanche nessuno etichetta vorrebbe più produrmi un disco, io
Dico, io sono come Lex Luthor con il raggio laser che può far saltare la luna, capito? Cioè io non mi importa cosa direte voi, posso produrmi. E non solo, ho imparato anche le competenze per registrarmi da solo, per mixare da solo. Se nessun producer vuol farmi le basi, so farmi anche le basi da solo, capito? Quindi cioè io mi sono messo nella... E girarmi il video da solo, mettendolo il cavalletto da solo, montandomelo dopo. Cioè nessuno può fermarmi. Questo per me è il vero status, perché so che prima o poi provano a fermarti. Bello. Il tuo ricordo più bello qual è? Il mio ricordo più bello è J-Ax a Roma che tenta. Dai, questo è il tuo ricordo più bello. Sei una persona senza cuore. No, cioè, mi fa ridere, però quello mi fa ridere. Quello è il ricordo più comico. No, il ricordo più bello è l'abbraccio che ci siamo dati a San Siro. Se non fosse poi che dopo tre giorni abbiamo scazzato. Però quello sarebbe restato il mio ricordo più bello, perché... Ma io parlo di prima che facessimo i dischi assieme, prima quella... vabbè, però quello cazzo era... Sì, vabbè, ma quello, avevamo avuto momenti di bromanza tante volte dopo il successo, soprattutto perché poi prima di dividerci, prima che tutta quell'onda ci dividesse, in un certo senso ci aveva unito. Cioè quando tu siamo io e lui e stiamo sul cazzo tutti gli altri artisti italiani, ci eravamo uniti di brutto, certo. No? Cioè, però cioè io stavamo veramente sul cazzo a tutti, sì, ma perché poi eravamo anche dappertutto. Io alimentavo, no, io alimentavo, lui no. Io tentavo di fare da paciere, porco, era impossibile. Ogni giorno scazzava con uno diverso. Cioè, a un certo punto ho alzato la bandiera, anch'io, basta, mollatemi. Sì. Però noi a un certo punto, Fede, eravamo sovraesposti. Eravamo cazzo, sì. Kim Jong-un, cioè la gente normale che non può gli stai sul cazzo. Cioè, sì. Eravamo ovunque, e quindi c'è anche da misurare quello, no? Eravamo sovraesposti, e quindi è normale che stai sul cazzo quando sei sovraesposto. Adesso ce ne sono tanti, nessuno è sovraesposto. E quindi è vero, c'è tanta offerta. Sì, perché dal punto di vista delle canzoni, sì. Perché i social poi ognuno segue chi cazzo vuole. Sì, ognuno si può ritagliare il proprio mondo nel proprio. Sì, internet. Poi se uno riporta, io vedo il classico, sì. Quando tipo riportano un mio posto, a voi succede spessissimo, magari lo riportano su un sito e la gente scrive "ma anche parlare di altre cose", no? Capito? Cioè, in realtà oggi siamo molto divisi in settori. Quindi chi ti vuole seguire ti segue, mentre noi siamo forse stato l'ultimo vero esperimento pop di sovraesposizione. Sovraesposizione vecchia scuola, sì. Capito? Cioè forse sì, abbiamo chiuso un'era con quel disco, sì, con quella tournée. E le cose non saranno fu più molto bella. Stesso. Vabbè, comunque Ax ha provato a Roma andare sei gli overboard. Sì, c'è il filmato su YouTube. C'è Ax, il filmato su YouTube, va sull'overboard e cade di faccia. Sì, perché arrivo con l'overboard, c'è un cavo e l'overboard si ferma e io vado giù di faccia. Però non ho smesso di cantare, eh? Non mi funzionava più un braccio. Vero. Sono stato col braccio così. Guarda. Più bel ricordo. Beh, come dici, però hai detto che anche tu avresti anche riso. Cioè io ho detto una roba bellissima, la nostra contestazione politica così, e tu dici sta roba qua. Mi faceva troppo ridere. No, vabbè, cioè che... Una Lamborghini. Chi l'ha comprata? Lo sai. Non lo so. Vado in giro in bici, porto mio figlio in bici a scuola. Ah, per quello? Giuro. Si vede che sei diventato amico di Beppe Sala, capito? Quello è il vero status, girare in bici. Ma perché tutto no? Green. Perché ti metto molto meno. Pubblichi nel playlist, scegli bene i calzini. Sulla pedana sopraelevata. Non li metto, guarda, cioè le ciabatte senza calzini. Lo so che non dovremmo dirlo, però che domani ci sarà un concerto gratuito in Piazza del Duomo, per quelli che la vedranno. Però oggi. Sì, sì, per quelli che la vedranno tra 10 anni diranno il 28 giugno. Ogni tot ci saranno delle persone in Duomo che diranno sì, ma avevano detto è oggi il concerto. Non ha senso dirlo, ma soprattutto dire che è nato il podcast di Ax. Vabbè, già da un po' che è nato, siamo alla seconda stagione. Vabbè c'è il podcast. Podcast di dopo okay. Jerry Scotti siamo stati anche numeri uno per varie settimane, ma tu non vuoi guardare, quindi fai finta che non ci sia perché avevamo litigato, quindi non è vero, campana di vetro. È nato il podcast di J-Ax con risorto il podcast di J-Ax, Padre Pio Pedar e Matteo Lenardon. Si chiama Non aprite quella podcast. Come si chiama Lenardon? Matteo. No, il soprannome. Il famigerato Pedar e J-Ax. Ascoltatevi il loro podcast che si chiama Non aprite quella podcast.
un podcast di true crime. Ah, perché lo dici, perché non ci mettono neanche nella descrizione sti bastardi. Vi mettiamo il link in descrizione. Però tanto dovrete ascoltare questo per poi ascoltare quello, quindi noi rimaniamo sempre in classifica. Certo. Sì, sì, tipo... sì. Ma poi sarete sicuramente molto più bravi di noi. No, perché... in realtà facciamo cagarissimo, sì. Se vogliamo dire, io lo dico agli altri due, però io edito io il podcast e sono bravissimo a farci sentire e a farci sembrare bravi. Noi quindi, anche quello perché voi siete molto bravi, Lorenzo, perché cioè... in tutti i commenti dicono che io interrompo l'ospite. Non puoi fare dei tagli per far sì che sembri che io non interrompo gli no, ospiti. No, perché tu lo fai, no, non si lo può faccio. Correggere in realtà è diventato, non lo faccio più, non è vero. Mi hai chiamato un giorno, ho visto l'ultima puntata, cioè sì, perché ma ci sono proprio dei vabbè, perché io sono un curioso. Vabbè, ma anche noi ci interrompiamo, ci parliamo sì, sopra l'un l'altro. Quello non è non essere bravi, è che noi a volte balbettiamo. Io tolgo tutto, vedi come così le tolgo, sì, le tolgo tutte in editing e sembra che parlo normale, no? E idem per gli altri. E quindi stai pieno controllo della tua Total controllo. Io sono, lui lo sa, un maniaco del controllo in una maniera incredibile. Free control. Cioè, soprattutto su quello che faccio, che a volte è anche un errore, uno sbaglio. Però è anche la forza. Sì, se sbaglio, almeno sbaglio da solo. Alla fine produci cose che sanno stare in piedi da sole. Quando si vince in tanti. Quando sbagli, sbagli da solo comunque. Quindi anche quando fai le cose da solo, quando si vince è merito di tutti. No? È bello offrire un prodotto con una garanzia di qualità, hai sempre un controllo. Un DOP. Sì, il problema è che quando sei un artista che attraversa un momento di crisi fai tante cose male e quindi fai anche male certe cose, no? Però tanto lui prima ha parlato di dopo. Quando ho fatto il... Io ho fatto, hai presente quando vai nei centri commerciali americani c'è il villaggio di Natale non denominativo, cioè quindi senza religione, con i trenini così? Sì. Ecco, io ho fatto Sorci Verdi, che fu un programma che ho sbagliato completamente. Ma non è vero. No, allora mi sono fatto, io mi piglio tutta la responsabilità, a parte che ho tirato fuori Michela Giro, Coli, che Rovazzi, tutta gente che prima non aveva fatto. Rovazzi c'era già. No, è entrato l'anno dopo televisivamente, sì. Non l'ha fatto dopo, poi andiamo a comandarlo. Sì, l'aveva fatto vero, dopo. Vero, vero. Cioè, dentro c'era scritto Lundini. Lundini era uno degli autori di Sorci Verdi. Cioè, quindi Sorci Verdi ha fatto bene a tutti tranne che a me. Sì, e praticamente io sono andato proprio in esaurimento nervoso. E come quando sempre succede quando è in esaurimento nervoso, faccio delle cose che non c'entrano niente. Mi sono chiuso nel garage e lui mi chiamava e mi diceva: ma dove sei? Che cosa stai facendo? Facevi il presepe. E io ho fatto questo presepe da centro commerciale americano. ordinandomi le cose da Amazon, ma tipo grosso più di questo tavolo, col trenino, sfogo che così. Sì, sì, come sfogo, facevo tipo le montagne di cartapesta, poi le dipingevo così chiuso nel mio garage per tipo due mesi, tipo un rammer natalizio, tipo. Sì. era ottobre tipo, e così, cioè, ragazzi, io non lo condivido, ma sono anch'io un pazzo, e quindi non è che abbiamo ora stai programmando, non è che abbiamo sclerato per niente, perché siamo tutti e due dei pazzi. Beh, certo. E abbiamo attraversato delle cose insieme che avrebbero fatto impazzire tanta gente, e noi siamo impazziti. Vabbè, insieme avete comunque delle follie compatibili, sì, sì, no, però abbiamo anche altrettanti bei ricordi. Sì, tantissimi, veramente. Sì, ma assolutamente, dicevo, lui aveva le follie compatibili, sì. Una di tutte è questa passione che abbiamo solo io e te nella storia del rap italiano, che è per il punk rock americano, californiano, politica. Perché poi neanche il punk, certo punk ci fa cagare a noi. Certo. Però abbiamo delle cose dove siamo diametralmente opposti. E quindi, secondo me, è una cosa che funziona tantissimo quando fai musica assieme, questa cosa di essere opposti. Parte da Lennon McCartney. Quando è un'azienda? No. È diverso, no. Cioè... E quando sei anche nell'occhio, ad esempio, no, uno ci dissa, lui reagirebbe in un modo, io reagirei nel modo opposto. Avrei reagito in un modo. Sì, no, ai tempi, no? Sì, sì. E quindi cosa succede? Questo ci dissa e io lui litighiamo. Capito? Per tre giorni su come reagire a questa cosa. Quindi è una roba che va fuori anche al controllo. E quindi probabilmente è stata un'ottima idea il tutto. Però non è stata un'ottima idea fare la società assieme. Sì, avremmo dovuto pensare alle nostre differenze, però eravamo così presi dalla bromance. Sì, stiamo spaccando anche noi, stiamo facendo la cosa giusta. Sì. No, sì, sì, sì. E che stiamo facendo? No, la società, perché poi, noi... no, poi impari a, a. No, pari. A darti delle regole. No, allora. Pari a dar pari. Sì, no, eravamo pari sta società e quindi non c'era l'ago della bilancia, quindi si litigava. Se tu, cioè a questo punto, se io. Se fai una faccio una società oggi, 50-50. Io dico o io sono il capo
o se ti rispetto sarai il capo tu e le prendi tu certe decisioni. Questa è la maturità per far funzionare una cosa, se no si va a finire sempre, no, a litigare. Non credo, secondo me è darsi delle buone regole e dirsi le se cose, capita sempre, sì, l'imprevisto che non è, che non c'è nel manuale delle regole, vabbè, allora si ricomincerà da capo, si distruggerà, si distrugge, si ricostruisce, si ricostruisce. Ti prego, dai. Cos'è, sarà la puntata? Ci distruggiamo e ci ricostruiamo insieme a J-Ax. Sarà una roba bella. Voi date dei titoli sempre belli. E li fa quasi sempre Gigi. Quelli che do io non. Ma perché lo chiami Gigi? Mai. Perché lo chiamo Gigi? Luigi Gigi. Ah, ok. Sì. Non lui ha fatto molti titoli. Anche lui ha fatto molti titoli, anche la mia ragazza. Sì, ultimamente un po'. Anche meno. Omi. No. Sì, ultimamente li ha fatti. Sì. Io mai. I miei titoli me li bocci sempre. Sì, Muschio Selvaggio invece, che è un'idea tua il titolo. No, Muschio Selvaggio. Dargen. Credo di averlo detto io. Ma avete detto Dargen? Io e Dargen. Sì. Ok. Quindi come cazzo fai a averlo detto in due? Scusami. No, sì, cioè. C'è stato quel momento di. Oh, sì, esatto, così. La roba del quel classico momento che accade. Beh, per noi loro si ricordano Dargen. Io ricordo me, io ma non mi ricordo togliere niente. Il titolo a Dargen, quindi dico l'avremmo fatto entrambi. A me non mi ricordo. Cioè, mi ricordo che in bagno abbiamo una scritta che è coolness, che doveva con stare U. Qua sotto il perché cavolo. Grazie al cielo non avete chiamato coolness. Coolness con la U. Terribile. No, fatto, no, con la U già mi piace. Sarebbe fallito il giorno uno. Sì, con la U mi piace più perché è per cula la coolness. Il fatto che abbiamo fatto, cioè, prima ancora di approvare il titolo, perché Federico, lo sai, è un esecutore pazzo, quindi prima ancora di capire se il titolo fosse figo abbiamo fatto fare la scritta in 3D, sì, in 3D in legno, questo, ma è un prezzo vabbè, stupido, però successo ha un suo perché, coolness, sì. Successo, no, però ci sono le lettere sparse, sono giganti, c'è scritto il Necus, però sai, potrebbe essere una, potresti esporla a Palazzo Reale, una bella tazza del cesso con scritto coolness sopra, cazzo, è la mia opera. Ah, con quello che espongono a Milano potresti, sì, vincere, vero, tutto, vero, ringraziamo J-Ax per essere stato con noi. Ascoltate e non aprite quella podcast, il link in descrizione. Poi dopo averla ascoltato, ascoltate anche noi. E grazie per essere stato qui. Grazie, amico. Maschi, grazie. Selvaggi, grazie mille. Grazie. 5 alto. Ci vediamo a settembre. Ci vediamo a settembre, amici. Ciao. Li vediamo a settembre. Ciao. Buon estate.